Parlo di manovre in fascia, non esatto. Parlo di altre manovre. Invece il Milan, questa sentenza, vogliamo parlare con più calma. Il Milan è sempre del cuore, mi sembra che ci siano due pesi e due misure in Europa, a tutti i livelli, a tutti i livelli. L'Europa non ama l'Italia, in questo caso le squadre italiane, però siamo più forti di tutte e di tutti. Ho cominciato a seguire il Milan in Serie B. E quindi figurati se mi arrendo per una sentenza o per una sconfitta. Consiglierebbe un ricorso? Non faccio l'avvocato, lascio agli avvocati il loro lavoro. Mi sembra evidente che qualcuno abbia speso centinaia di milioni e sul Milan e sulle squadre italiane in generale ci sia un'attenzione, un accanimento particolare. Però il calcio è il calcio e finiti i 90 minuti finisce il gioco. Mi è dispiaciuto le parole di Leonardo che ha chiuso per la trattativa al ritorno di Ibra. Non penso che il Milan abbia bisogno di un singolo, ha bisogno di un piano. Quello che in piccolo stiamo dando all'Italia sul futuro del paese, anche una squadra ha bisogno di un piano e non di un singolo. Un singolo non fa mai la differenza. Ministro, è preoccupato adesso per Inzaghi perché... No. Va bene, basta che rimanga uno sport. Qualche giornalista mi ha chiesto, ma un ministro che va alla festa della curva... Sono tante persone per bene, pacifiche, tranquille, un tamburo, un coro, una bandiera, portano colore, la violenza è un altro paio di maniche. Io sono un indagato, quindi sono un indagato in mezzo a indagati, vedi te. Con Gattuso invece è tutto a posto. Lui fa l'allenatore, lo fa bene, io faccio il ministro e spero di farlo bene. Ma questa uscita dall'Europa l'ha smaltita? No, anche perché era l'esordio europeo di mio figlio e speravo di farglielo fare migliore. Però gli ho spiegato che papà ha iniziato, si ricorda ancora una sconfitta a Cesena e quindi va bene così. Da tifoso esperto di calcio, perché Higuain non sta dando quello per... Non sono con i giocatori 7 giorni su 7 come ci sono l'allenatore e i dirigenti. Sicuramente se entri in campo per non perdere, perdi. Mi aspetto un Milan che entra in campo per vincere anche contro squadre più forti. Il Milan dei grandi risultati è nato così. Che quando si aggredisce un poliziotto o un carabiniere sia sempre comunque torto. Un conto è il tifo, un conto è il coro e un conto è la violenza. In questo senso le ha fatto piacere la calma di Atene perché era anche quella una trasferta a rischio. Sì, diciamo che ho trovato un pubblico greco che in Italia fortunatamente si vede raramente. Anche tra i palloni in campo, però ministro, ci sta. Non mi scandalizzo. Si parla anche di Conte, come lo vedrebbe sulla panchina del Milan? Conte Antonio. Io parlo di quello che c'è, faccio del ministro dell'interno con questo governo e spero di farlo a lungo e questo è l'allenatore e questa è la squadra. E c'è qualcuno tra quelli che ci sono che non vorrebbe più vedere con la maglia del Milan? Non fatemi fare nomi che poi litighiamo, no, la maglia si onora fino in fondo, dai. Matteo, ma c'è un giocatore al di là del piano, come ha detto, che vorrebbe vedere nel Milan? Piacerebbe vedere un Milan sempre più italiano. Ma non per nazionalismo o populismo, perché abbiamo tantissimi ragazzini che giocano a pallone da quando hanno 6 anni, che poi vanno nelle giovanili, crescono nei vivai e spesso e volentieri hanno spazi chiusi perché ci sono alcune squadre che hanno 11 stranieri su 11 in campo. Quindi al di là di un giocatore singolo mi piacerebbe che facessimo tornare a crescere tanti ragazzi di 18 anni che poi possano girare l'Europa con Milan. Ministro... Sì, me l'hai pagata tu. Ministro, un bellissimo volo, Ryanair con i ragazzi della curva. Ministro, la prima volta nel mondo un ministro dell'interno partecipa al Festival dell'Ultra. Come ti senti come ministro? Io ho cominciato ad andare in curva quando avevo 14 anni. Mi ricordo il fumogeno arancione che mi intossicava per i primi 5 minuti della partita. Ho fatto delle belle trasferte, ho sempre trovato gente positiva che durante i 90 minuti esaurisce la voce. Però io direttamente, ovviamente, quelli che sono sempre venuti con me non hanno mai alzato una mano nei confronti di nessuno o gettato niente. Un sostegno pubblico a Gattuso? Ci mancherebbe altro. È il migliore, Gennarino è il migliore.